amici videogiocatori, io finalmente ce l'ho fatta, ma Simon no, è per questo che è in ritardo. Come perché? Perché ha passato tutta la notte a giocare a State of Decay per cercare di sbloccare tutti gli obiettivi che sono ben 30. Non vedo l'ora di vederlo. Secondo me ormai è un po' in decomposizione pure lui, deve avere una faccia da zombie. Eccomi Giorgina, sono prontissimo, scusate il ritardo, scusa anche tu Giorgia, ma ho passato una notte avvincente e vincente. Sì, appunto per questo mi chiedo come fai a essere così pimpante, dovresti essere uno zombie. Ma guarda, sai, nei panni di Marcus mi sono trovato decisamente bene, ho sbloccato tutti gli obiettivi, mi sento decisamente ricomposto. Guarda che non me la dai, no. A bere, sei andato a letto e hai mollato il colpo, di la verità. Io? Ma sì. Parliamo di te invece. Ma io sono sempre in forma sbagliante, specie quando gioco a State of Decay. Sai che cosa facciamo? Sì. Ci vediamo in nostro servizio per scoprire come sbloccare questi fantastici obiettivi, perché non ci credo che ce l'hai fatta da solo. State of Decay, disponibile su Xbox Live Arcade, è un free roaming incentrato sulla zombie apocalypse. Le sue dinamiche fortemente ruolistiche e strategiche ne hanno decretato il successo su Xbox 360, grazie ad uno sviluppo costante dell'ambiente che circonda i protagonisti, delle relazioni sociali, degli accampamenti e della mappa stessa. Un capolavoro indie davvero indimenticabile, che prosegue in modalità sandbox, anche dopo la conclusione della storyline principale. Scopriamo insieme due achievement. Un obiettivo semplice da ottenere è Mercy Shot, anche se dannatamente pesante sotto il profilo morale. Nel malaugurato caso che un membro del nostro team venga morso, spetterà a noi la decisione di ucciderlo, prevenendone la trasformazione in zombie, oppure lasciarlo andare. Nel primo caso, ecco come sbloccare l'obiettivo Mercy Shot. L'obiettivo Double Dead è sicuramente più difficile dal punto di vista pratico. In primis dovremo sbloccare l'abilità difensiva Double Kill su personaggi specifici e poi cercare il frangente giusto per farci accerchiare da due zombie contemporaneamente. Con il giusto tempismo potremo performare un attacco stellare che farà cozzare le teste dei due zombie l'una contro l'altra, frantumandole.